Allora, ciao ragazzi, è un po' tardi, è l'una di notte, ma ci tenevo a dire questa cosa: la Juventus riceverà, ho scritto riceve nel titolo, ma riceverà il Creator d'Oro, premio di YouTube che viene conseguito a chi raggiunge 1 milione di iscritti. E la cosa bella non è solo che la Juventus ha raggiunto 1 milione di iscritti su YouTube, è in quanto tempo ha raggiunto 1 milione di iscritti. Prima che arrivasse Ronaldo, la Juventus aveva circa 700.000-750.000 iscritti, che è comunque un bel numero, ci mancherebbe altro, però lontano da 1 milione, lontano 250.000 iscritti. In un giorno praticamente di Ronaldo, la Juventus è arrivata a 1 milione di iscritti, qualcosa di impensabile, di strepitoso, e insomma fa capire quanto sia grande l'affare Ronaldo. E 1 milione di iscritti è tantissimo, cioè. Chiaro che non è che monetizzi con YouTube, sia chiaro, è solo una questione di social, però insomma espandi brand con i social, e non è male. E ragazzi, qua se va avanti così la Juve rischia di prendere anche il creator diamante, che è quello che si consegue 10 milioni di follow, di iscritti, perché ragazzi, con un ritmo del genere era impensabile, francamente. Credo che sia andata oltre le più rose aspettative, 500.000 magliette vendute. E 500.000 magliette vendute all'incirca, più un incremento mostruoso sui social, parliamo di 200-300.000 tra 200-300.000 iscritti, più follower, mi piace su Facebook, una roba mostruosa. D'altronde si sapeva, Ronaldo è un'azienda e ha molti più follower lui della Juventus e di tantissime squadre nel mondo. Però ecco che non mi aspettavo una crescita così ampia del brand in un giorno e mezzo. Ecco, questo dà l'idea di veramente quanto è grande l'affare CR7, non tanto solo per le prestazioni sportive, che vedremo da settembre in poi, ma anche proprio una questione di marketing. Sapevamo che era importante, sapevamo che era un'operazione che, come posso dire, un'operazione che sicuramente avrebbe avuto successo a livello proprio anche di fatturato, ma così un'impennata del genere sinceramente è andata oltre le mie più rose previsioni. Questo lo dico assolutamente, non mi aspettavo una crescita del genere. Tra l'altro il brand con la scritta allungata Cristiano, l'hashtag CR7Juve, sta facendo furore anche su Twitter, quindi teniamo dritte le antenne, perché qua siamo di fronte a uno dei colpi, non solo colpi sportivi, ma io parlo anche a livello di brand, uno dei colpi mostruosi della Juventus, che già con la campagna No Good aveva ricevuto tantissimi complimenti, riconoscimenti, premi eccetera. Qua credo che sfonderemo premi social, credo che rischiamo di diventare l'hashtag, non dico numero uno al mondo, ma poco ci manca, perché veramente ragazzi, impressionante il ritmo con cui la Juve è cresciuta sui social, credo che renda l'idea su questo. E il Creator d'Oro, sinceramente non mi aspettavo che la Juventus lo prendesse così in fretta, perché ripeto, veramente in mezza giornata poi è cresciuta di quasi 100.000 iscritti, impressionante. Andate tranquillamente, ci sono dei siti dove potete controllare le iscrizioni, il volume delle iscrizioni. Impressionante ragazzi, impressionante, cioè basta andare a controllare e vedrete la crescita mostre, una velocità supersonica. Il contatore degli iscritti della Juventus saliva oggi in maniera vertiginosa, ma veramente impressionante. CR7 a livello mediatico, oltre che sportivo, è impressionante, quindi veramente gran colpo sicuramente mediatico. Lo aspettiamo in campo adesso, ovviamente, perché in campo dovrà dare sicuramente la parte migliore di sé. E ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video, e dunque una buona notte e al prossimo video. Ciao!